Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video a tre teste. Beh, l'idra, se gli tagli una testa ne cresco due, per cui noi abbiamo tagliate due e mezza. No, una e mezza, perché ne sono cresciute tre, quindi un video a tre teste. Era l'idra. Comunque oggi parliamo della marca italianissima che produce case e altre cose che si chiama Hydra. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare i ragazzi di Hydra che ci hanno dato la possibilità di parlare di questo case che è l'NR01, che è l'ultimo nato della famiglia, diciamo. Se vi ricordate abbiamo già parlato di loro. Scusami, non è la quelli della, i cattivi filo nazisti della Marvel, Hydra. Un'azienda che fa case, ricordo. Fanno case appunto molto particolari, molto per amanti del PC, non proprio a livello consumer. Questa è proprio per una fascia enthusiast. E tant'è che ha tante caratteristiche per la fascia enthusiast che adesso andiamo ad elencarvi, ma principalmente ci tenevamo a ringraziare i ragazzi che ce l'hanno mandato per farcelo provare. Esatto, questo è un video di presentazione sia dell'azienda che ovviamente del case, la recensione arriverà dopo. Partiamo subito da come è arrivata la scatola e già si pone il primo dubbio, che però è un dubbio comunque con riserva, perché ovviamente la scatola è arrivata senza viti, però magari un nostro è un sample stampa, per cui magari non ci sono dentro i default. Noi essendo ovviamente addicted, le viti ce li abbiamo. Esatto, però per cui magari un cristiano che si affaccia, dubito che comunque sia il caso del cristiano che non abbia le viti del case, ma nel caso uno non ce le abbia, in questo è fregato di andare veramente a comprare uno sbatti allucinante, per cui sicuramente credo ci sarà nel pacchetto di vendita, anche perché comunque ci devono essere. In ogni caso terremo d'occhio i commenti, perché so sicuramente che i ragazzi risponderanno qua sotto a questi nostri dubbi, per cui rispondete per favore. Si tratta appunto di una periferica un po' particolare, appunto, perché può fare di un'altra benissimo. Volta appunto e appunto può fare anche da banchetto, quindi principalmente anche perché si tratta di comunque un case aperto, non al momento non ha una paratia aggiungibile, quindi magari un pezzo da comprare in un secondo momento. È aperto, quindi se lo volete, se vi piace, sappiate che al momento è una soluzione per chi magari mette le mani spesso sull'hardware del proprio PC. E soprattutto chi lo tiene sopra la scrivania in un posto elevato, perché se lo mettete nell'incastro classico delle scrivanie, in due secondi avete più polvere che componenti elettronici, per cui direi che non è il caso. Questo qua è un case da avere appunto, non, quasi da esporre, perché comunque lo dovete mettere in una superficie anche da esposizione straordinaria, perché è bellissimo e fa il suo sporco lavoro quando dovete intervenire e cambiare magari come noi diverse volte i componenti, anche ogni settimana sali a togliere e mettere, se dovete smontare il case non ne uscite più, per cui dato che molti di voi ci dicono che non abbiamo i soldi per comprare un case, usiamo le bench test, perché non hanno ancora capito cos'è una bench test. Strutturalmente parlando, la compatibilità è con schede madre ovviamente di un po' tutte le dimensioni, perché lo vedete ci potete installare dalla micro ATX alla ATX full ovviamente, e ci sta anche un bel dissipatorone gigante a tre ventole, anche bello lungo, che potete posizionare un po' come vi pare. Ovviamente tutti i carrellini sono dietro per i dischi e come vedete la scheda madre si mette un po' al contrario, per questo è perfetta anche per fare da banchetto, perché se la mettete in piedi la scheda risulta effettivamente a testa in giù confronto a quello che siete abituati a vedere, ma se la mettete distesa è esattamente dove dovrebbe essere. E per finire direi che il pannello frontale è molto molto scarno, c'è il tasto di accensione, il pannello io ho due USB 3 e ovviamente uno spazio gigantesimo per il dissipatore liquido e il radiatore che dovete metterci in questo caso. Spazio importante in questo case barra bench ha anche la parte di nascondicavi, perché essendo anche un case ha una parte dietro che può nascondere i cavi ed è veramente larga e ti permette di nascondere un vero cavo e fare un cablaggio di livello, per cui anche qua, come abbiamo detto all'inizio, diventa anche molto bello avere un case estetico. Unica nota che mi permetto di aggiungere insieme alle viti è il fatto che non c'è un VESA o un qualcosa che cui si possa appendere al muro, perché sarebbe fighissimo un case di questo tipo anche magari poter appenderlo al muro, anche se non in molti, quasi nessuno usa questo tipo di funzione, però magari è una roba in più. Vero è che ci fate quattro buchi e avete fatto il VESA. Per concludere il prezzo,
il prossimo video vi faremo vedere meglio il montaggio e lo commenteremo al meglio, ovviamente. Però il prezzo al momento, questo sta sui 100 euro più o meno, 100 e qualcosa, e lo potete acquistare, se non ricordo male, solo sul loro sito, per cui vi lasciamo questo in descrizione il link al loro sito. Esatto, e mi raccomando, anche ci sarà la pagina Facebook, la loro pagina Facebook, qui potete mettere mi piace per seguire gli sviluppi di questa casa, che ricordo è full italiana e quindi è un valore ancora più aggiunto anche per noi parlarne, perché ovviamente è un orgoglio poter esporre un prodotto italiano in un mercato, quello elettronico, che ovviamente è famoso per essere o in occidente, estremo occidente, o in estremo oriente, e qua in mezzo nel vecchio continente poco un cazzo. Quindi per questo NR01 per il momento è tutto, quindi noi ci vediamo nel prossimo video dove ci montiamo la nostra bench, diventerà questa, per cui travaso, alla prossima ragazzi.